Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 15 dicembre 2021. Coronavirus: sono 41 i pazienti positivi ricoverati negli ospedali del bellunese, 4 si trovano in terapia intensiva dove ieri è mancata una donna di 75 anni non vaccinata. Sale il numero dei contagi, attualmente a quota 1106, 112 i nuovi casi registrati nella giornata di ieri, 2071 al momento i bellunesi in quarantena. Nel fare il punto sulla pandemia nel nostro territorio, la direttrice generale dell'USL numero 1 Dolomiti, Maria Grazia Carraro, ha definito faticosa la situazione della sanità bellunese. Situazione comunque migliore rispetto a quella di un anno fa, come sottolineato dal primario di pneumologia del San Martino di Belluno Rodolfo Muzzolone e dal referente provinciale dei pediatri Giampaolo Risdonne. Nello stesso periodo del 2020 i ricoverati in area non critica erano oltre 150 e i nuovi casi giornalieri erano in media 250. Indubbiamente i vaccini funzionano, ha spiegato Carraro, invitando la popolazione a vaccinarsi anche per non ridurre la possibilità di cura a chi necessita dei reparti ospedalieri per cause diverse dal Covid. Da domani intanto prenderà il via la campagna vaccinale anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Nei bambini, il commento del dottor Risdonne, si sottovaluta la valenza dei vaccini, invece il Covid non è una malattia banale neppure per loro, senza contare gli effetti del long Covid. E sempre in tema di vaccini, è stato sospeso un primario dell'USL numero 1 Dolomiti. Il medico non era in regola con le disposizioni sulla vaccinazione previste per il personale sanitario. A maggio aveva anche sottoscritto, assieme ad altri operatori, un ricorso contro l'azienda sanitaria bellunese, poi rigettato dal giudice, salvo fare marcia indietro, sostenendo di essere intenzionato a prestare ossequio a quanto previsto dalla legge in tema di obbligo vaccinale. Il medico, tuttavia, non si è mai vaccinato, motivo per cui, dopo diversi mesi, è stato temporaneamente sospeso dalla professione. Cambiamo argomento. Ha chiesto la messa alla prova l'automobilista che il 17 gennaio del 2019 ha tentato la fuga da un controllo dei carabinieri. L'uomo si trovava a Santa Giustina quando i militari l'hanno invitato ad accostare per una verifica di routine. Non in regola con l'assicurazione, il guidatore ha proseguito la corsa facendo scattare un inseguimento nel corso del quale ha speronato un'altra auto dei carabinieri a Feltre e coinvolto un terzo automobilista. Rifugiatosi a casa di un amico, l'imputato è stato in seguito raggiunto dalle forze dell'ordine, minacciato dal fuggitivo e dal proprietario dell'abitazione. A processo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, l'uomo ha chiesto la messa alla prova, mentre l'amico ha versato un risarcimento all'arma. Addio Elio Dauru, l'ex sindaco del comune di Roccapietore, presidente dell'Unione Montana Gordina e presidente della provincia di Belluno, è mancato all'età di 87 anni. Se ne va una parte importante della politica bellunese, una persona con un forte temperamento e con una grande passione per le terre alte, il ricordo di Oscar De Bona, presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Il nostro territorio perde un'altra figura di spicco, un amministratore attento e lungimirante e soprattutto un uomo buono, il pensiero del presidente della provincia, Roberto Padrin. Infine lo sport, calcio, serata di recuperi nei campionato di prima categoria Girone I. In campo alle 20.30 Longarone Alpina, Valdo Sport, Cadore Cisonese e Schiaralpago per il derby bellunese. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.